Salomone, che è uno degli storici sia giocatori che ormai allenatori del Cuneo. Ecco, siamo appunto qua anche all'interno della sede che ormai da qualche anno è la sede del vivaio cuneese, che è il Palaitis. Chiediamo proprio a Giorgio al momento qual è la realtà del settore giovanile cuneese. Beh, sicuramente è una realtà molto positiva, dove abbiamo intanto dei numeri importantissimi, molto alti, e oltre ai numeri abbiamo tanta qualità, perché con tutti i gruppi, praticamente con i nostri primi gruppi, l'Under 18, l'Under 16, la 14, la 13, siamo al momento primi nei nostri rispettivi campionati regionali. E quindi è sicuramente motivo d'orgoglio affrontare il resto della stagione, andare ad affrontare le finali regionali con la speranza di vincerle e poi di andare a far bene in nazionale, ci si augura. Ecco, ricordiamo che appunto l'ultimo anno, la scorsa stagione, con quante categorie siamo andate ai nazionali? In nazionale siamo andati con l'Under 14, con l'Under 16, il gruppo che allenavamo io e Daniele Vernaghi, siamo arrivati terzi a Torino, finale bellissima, e con l'Under 18. Quest'anno ci riproponiamo di arrivarci con queste tre squadre e vediamo. L'Under 13 è sempre più un terno al lotto, si gioca 3 contro 3, ci sono tante realtà che mettere in campo 3-4 ragazzini diventa molto più semplice che mettere in campo una squadra vera e propria, però vedremo di giocarcela con quelli coi più piccolini. Ecco, poi ci sono sempre i progetti per le scuole, che abbiamo sempre un progetto per le medie, cioè per le elementari e uno per le medie. Certo. Sì, noi con Samantha Feula stiamo andando in tutti i plessi scolastici delle scuole medie della zona, Cuneo e Prima Cintura, probabilmente a fare delle lezioni gratuite con le classi prime. Con queste classi prime di lì andiamo a pescare, se si riesce, se si può, talenti fisici, li portiamo in palestra, gli diamo porte aperte, quindi sarebbero allenamenti gratuiti con noi, per vedere se poi dalla prossima stagione può interessare loro iniziare questa avventura con la pallavolo. Al termine di questo progetto ci sarà un torneo che vorremmo intitolarlo al compianto Bruno Lubatti, dove inviteremo praticamente tutte le scuole che hanno aderito a questa nostra iniziativa. Mentre invece Elisabetta Grioni, lei porta avanti il volley in inglese. Betta Grioni, lei fa il volley in inglese, una tipologia veramente rara, piace moltissimo ai plessi delle scuole elementari. E anche lì stiamo scandagliando un po' tutte le scuole elementari del circondario, della zona, con degli ottimi risultati. I numeri ci danno ragione, abbiamo sempre più maschietti che vengono alla pallavolo, nonostante la concorrenza di calcio, come ben sapete, del basket, però i nostri numeri sono importanti e insieme ai numeri sono un paio d'anni che stiamo aggiungendo tanta qualità, e per qualità intendo fisicità, che per la pallavolo è fondamentalmente la cosa più importante, e quindi poi di lì costruisci